Arriva il metano al via Custonaci, lavori per la metanizzazione del centro abitato e dell'area industriale della città dei Marmi. Tragedia al 9° chilometro, un turista di Rieti ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi lungo la strada che collega Trapani a Bonaggia. Tra pesca turismo e ittiturismo si è tenuto ieri a Favignana un seminario del GAC sui bandi che prevedono l'erogazione di risorse a fondo perduto. Quando Falcone incontrò la mafia, presentato ieri in occasione di Biblio Pride, il libro del giornalista Salvatore Mugno. Orgoglio Granata, il Trapani Calcio riscatta il 5-2 di Varese battendo il Latina. Buona la prima per la pallacanestro Trapani contro Mantova. Benvenuti a tutti alla prima edizione di TG Sud e dopo i titoli una breve pausa pubblicitaria, iniziamo col nostro telegiornale. Johnny è quasi magia. Festa di compleanno, animazione classica o con Peppa Pig, anche a domicilio o al tuo matrimonio. Inoltre, offerte speciali fino al 31 ottobre. A Villa Rosina c'è, in via Senatore Dalì, il più moderno supermercato Sisa con grandi reparti. Pescheria, macelleria, salumeria, ortofrutta e gastronomia. Offerte a tutta birra. Farina Barilla 49 centesimi, latte Parmalat 69 centesimi, sole piatti 69 centesimi, General Lavatrice 1,99 euro e al primo piano Casa Morsotti. Visibili anche nello showroom della zona industriale, in via Vincenzo Baviera a Trapani. Futura, formazione professionale, organizza corsi di lingua inglese certificati di livello A1 principiante della durata di 2 mesi e A2 elementare di 4 mesi, a partire da 150 euro. Per info 0923 28 006. Vieni a trovarci a Trapani in via Prima Dorsale ZIR numero 3. Iniziamo con il primo servizio di oggi al via Custonaci, lavori per la metanizzazione del centro urbano e dell'area industriale della città dei Marmi. A Custonaci arriva il metano. I lavori, per una spesa complessiva di 3 milioni e 600 mila euro, sono stati presentati questa mattina a Palazzo Riccio di Morana nel corso della conferenza stampa convocata dal sindaco Peppe Biga. Sono previsti 33 chilometri di rete che sarà realizzata nell'arco di 3 anni. Per limitare i disagi si procederà per step. I lavori partiranno mercoledì dall'area industriale per poi procedere nel centro urbano di Custonaci. Un progetto che nasce molti anni fa, nel 1998, quando io ero giovane sindaco pure a Custonaci, allora col distretto di Sicilia 30. Un progetto che era pure arrivato a finanziamento all'epoca, ma per vizi di forma su fondi europei utilizzati dalla regione, allora le somme erano state dirottate su altri comuni per evitare di perdere, diciamo, l'opportunità europea dei fondi. E quindi ora, dopo tanti anni, il progetto è stato ripreso dalle amministrazioni precedenti e finalmente si sta arrivando, grazie all'Italgas, a questo rapporto privato-pubblico per la realizzazione della rete infrastrutturale su tutto il comune, che servirà quasi tutta la realtà territoriale del comune di Custonaci, compreso la zona industriale. In questa prima fase, per gli allacciamenti, sono previste delle agevolazioni con possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate. In questa fase, diciamo, si dà l'opportunità a tutti i cittadini di realizzare il contratto da subito con un risparmio di circa un terzo di quella che sarà la spesa effettiva di allaccio. Questa è una notizia importante da dare soprattutto ai custonacesi, perché è chiaro che a lavori fatti, quando si chiederà l'allaccio, costerà qualche cosa in più. E su questo non solo ci sarà uno sconto, ma ci sarà anche una dilazione di pagamenti. Passiamo alla cronaca. Il Tribunale di Marsala ha assolto dall'accusa di abuso d'ufficio perché il fatto non costituisce reato l'ex sindaco di Castelvetrano Gianni Pompeo. Alla base del procedimento c'era la denuncia per aver revocato l'incarico all'ex comandante dei Vigili Urbani Simone Marcello Caradonna, a cui nel 2009 l'allora sindaco Pompeo lo aveva appunto nominato. 2 richiedenti asilo politico sono stati arrestati dai carabinieri di Trapani per tentata rapina. Lo hanno fermato, volevano la sua bicicletta ed erano in 2. Protagonisti della vicenda, 2 senegalesi di 27 e 21 anni, richiedenti asilo politico, ospitati al centro Sereno Vulpitta di Trapani, che sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di tentata rapina. Ora sono entrambi in carcere a disposizione della magistratura. Vittima un 50enne trapanese. L'uomo, in sella alla sua bici, si stava recando al lavoro. Nei pressi della via Segesta è stato bloccato dai 2 extracomunitari. Dopo averlo immobilizzato, tenendolo per i polsi, gli hanno intimato di consegnargli il mezzo. Le urla del malcapitato hanno attirato l'attenzione dei suoi colleghi, che sono subito intervenuti.
I due senegalesi però, armati di bastone e di un ramo d'albero, hanno fronteggiato i colleghi della vittima che avevano tentato di bloccarli. Il tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri impegnata nei servizi di controllo del territorio, disposti dal comando provinciale, ha scongiurato che la situazione potesse degenerare. Gli extracomunitari sono così stati arrestati. Sono 160 gli immigrati giunti nella notte al porto di Trapani a bordo di una petroliera che li aveva soccorsi al largo di Lampedusa. Tra di loro 20 donne e 15 bambini, migranti provenienti da Libia, Siria, Palestina, Bangladesh, Etiopia, Sudan ed Iraq, sono stati ospitati nei centri di accoglienza dislocati nel Trapanese. A provvedere alle loro cure il personale medico infermieristico dell'ASP di Trapani, coordinati dal primario del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, Massimo Di Martino. In particolare due donne incinte sono state ricoverate nel nosocomio trapanese, mentre un paio di migranti cui è stata riscontrata la febbre dovuta alle avverse condizioni meteomarine del tragitto sono stati curati sul posto. Sono stati poi effettuati tutti gli opportuni controlli. Andiamo avanti ancora con la cronaca. Alla guida di uno scooter senza patente e senza copertura assicurativa provoca un incidente stradale. Protagonista della vicenda un pregiudicato di 23 anni di Castelvetrano che è stato denunciato dai carabinieri. E un turista ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sabato sera sulla provinciale Trapani San Vitolo Capo. Vediamo il servizio di Luigi Todaro. L'incidente è avvenuto al 9 chilometro, a perdere la vita Danilo Papi, 60 anni originario di Rieti. Viaggiava in sella ad una moto Guzzi e si è scontrato con un'auto, una Panda, che procedeva in senso di marcia opposto. Il turista è morto sul colpo, la vittima era assieme ad altri motociclisti. Il conducente della Panda, nell'abbordare una curva, complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo che ha invaso la corsia di marcia opposta, travolgendo il motociclista. Scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Erice, traffico a rilento per consentire ai vigili urbani di eseguire i rilevamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. €90 Fissan Bagnetto primi mesi €3,99 Bimbo Store lungomare Dante Alighieri zona commerciale Grande Migliore. Il signor Nilsson. Aperte le iscrizioni per il nuovo baby parking del signor Nilsson. Un ambiente ideale dove giocare, crescere, socializzare. Oltre alle feste di compleanno e alle attività pomeridiane, il signor Nilsson apre le porte la mattina per i suoi piccoli amici. Un'operatrice esperta li aspetterà per crescere con loro e imparare divertendosi. Vieni a trovarci in via San Vitolo Capo 13 a Trapani. Si è svolto ieri a Favignana il seminario formativo sul GAC, gruppo di azione costiera incentrato sull'ammissibilità di interventi legati ad alcuni bandi in corso di pubblicazione, fra cui spicca quello per il pescaturismo e l'ittiturismo. Vediamo il servizio. I bandi prevedono l'erogazione di risorse a fondo perduto a pescatori professionisti che intendono diversificare le proprie attività. La scadenza prevista è il prossimo 20 ottobre. All'iniziativa hanno preso parte il sindaco delega di Giuseppe Pagoto, in qualità anche di presidente del GAC Isole Sicilia, Giovanni Basciano, vicepresidente nazionale AGC, Giuseppe Dimino, funzionario dell'assessorato regionale alla pesca, e il professore Andrea Ferrarella, oltre al responsabile amministrativo del GAC favignanese Pietro Laporta. A seguire si è tenuta l'inaugurazione dei locali della sede sociale del GAC Isole di Sicilia. Il nostro compito è stato quello di aggregare le isole, territori diversi ma che hanno insomma esigenze comuni, ed aggregare la piccola pesca, che è quella artigianale, quella che noi il nostro fiore all'occhiello, per cercare di presentare un progetto che poi è stato premiato, è stato finanziato con oltre 2 milioni di euro. Adesso si passa alla parte operativa, c'è la pubblicazione dei bandi, all'erogazione delle risorse e alle idee imprenditoriali che devono essere da presupposto. Noi cercheremo di raggruppare tutto, di cercare di spendere tutte le risorse, non possiamo ritornare risorse indietro all'Europa quando queste ce le dà. Penso che è stato un momento importante anche perché la presenza dell'assessorato regionale, la presenza di tanti tecnici del mondo della pesca, questo ci rincuora e i presupposti sono buoni. Certamente è uno strumento importante, è un'occasione da non perdere, anche se è un po' in ritardo. Si tratta di fondi strutturali messi a disposizione dei pescatori
pescatori per cercare di fare cose diverse, per esempio la misura che abbiamo presentato oggi, l'ittiturismo, la pescaturismo, la diversificazione, non solo pescare e basta, ma anche dare complementarietà all'attività di pesca. Sulla vicenda della pista ciclabile di Erice interviene ora l'assessore al comune Gianvito Mauro. L'assessore al comune di Erice Gianvito Mauro, di cui la consigliera Montalto di Forza Italia in relazione alla vicenda della pista ciclabile aveva chiesto la testa al sindaco Tranchida, ha voluto oggi replicare con una nota personale all'esponente forzista. Mauro difende la sua posizione rigettando ogni sua responsabilità e ribadendo quindi la validità del progetto, che circa 30.000 cittadini ericini avrebbero anche avallato con il voto nel momento in cui avrebbero scelto il programma del sindaco Tranchida e conseguentemente quello dei partiti e dei movimenti che lo hanno sostenuto e di cui lui faceva parte. E questo, a detta di Mauro, basterebbe, perché anche la consigliera Montalto, al pari di altri soggetti che non hanno condiviso e criticato l'opera, ricorrendo anche al falso e all'offesa personale, se ne faccia una ragione. E ora parliamo dell'iniziativa che si è svolta ieri alla Biblioteca Fardegliana di Trapani nell'ambito delle due giornate nazionali delle biblioteche. Lo scrittore Salvatore Mugno ha presentato il suo libro Quando Falcone incontrò la mafia, la cronaca di 11 anni di presenza al Tribunale di Trapani del magistrato vittima della mafia. Per tutto il fine settimana alla Biblioteca Fardegliana si sono tenuti diversi appuntamenti tra cultura, musica, poesia, fotografia, danza, arte e artigianato, anche con momenti dedicati all'intrattenimento. Tra le iniziative promosse la presentazione del libro Quando Falcone incontrò la mafia del giornalista Salvatore Mugno. Praticamente si tratta di 11 anni che sono stati un lungo apprendistato molto interessante anche sul piano della conoscenza del fenomeno mafioso e dei provvedimenti nei confronti di personaggi mafiosi. Infatti ho indagato soprattutto questi aspetti insieme agli aspetti diciamo personali e familiari, sociali del magistrato, e quindi ho provato a fare una rassegna, diciamo un inventario di tutti i processi più importanti di cui lui si è occupato in questi 11 anni a Trapani, e in molti casi ci sono anche personaggi mafiosi di primo livello di cui lui si è occupato, come Mariano Licari, come Zizzo, come Irrini. Addirittura si è imbattuto in un processo in cui c'era Francesco Virga, in uno in cui era stato interessato anche Francesco Messina Denaro. Quindi voglio dire, praticamente è la storia della mafia, quindi non si tratta di una parte marginale della vita professionale di Giovanni Falcone. Ma però mi scusi, c'è l'altro aspetto della medaglia, l'aspetto sociale. Lui è sposato, si era sposato a Trapani, faceva una vita sociale molto intensa e frequentava anche i salotti bene di questa città, proprio quei salotti dove covava la mafia. Erano tempi profondamente diversi da quelli diciamo attuali, in cui si amava di più stare in società, vivere in maniera più libera, non c'erano quei condizionamenti che ci sono oggi. E Giovanni Falcone era un magistrato che viveva una vita abbastanza sociale, abbastanza ricca in quegli anni, anche perché aveva una moglie che era molto attiva da questo punto di vista, che amava molto la vita sociale, e quindi anche lui faceva parte del Rotary, per esempio andava in discoteca, frequentava circoli, andava in barca, giocava a calcio, insomma aveva una vita sociale molto ricca. Però ciò non toglieva, e questo mi è stato confermato da tutte le persone che io ho intervistato, che teneva rigidamente separate la vita professionale da quella sociale, e quindi poteva anche capitare che incontrava delle persone che poi avrebbero fatto anche una brutta fine o che avrebbero avuto anche problemi giudiziari eccetera, ma erano cose completamente separate. Ed è stato il soprano francese Ashley Ludie ad aggiudicarsi la 12ª edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Città di Alcamo, che si è concluso ieri e che ha registrato la partecipazione di 46 cantanti di ben 16 nazioni diverse. Sul podio anche il tenore tunisino Laga Madie Mohamed, il soprano italiano Corbetta Eva, a presiedere la giuria il soprano texano Alistair El Kuberli. La manifestazione è stata presentata dalla giornalista televisiva Paola Zanoni, ha visto per la prima volta l'assegnazione del premio Ciullo d'Alcamo con Art Prize. In questa edizione è stato dato anche il premio speciale della critica in memoria di Amalia Bascone San Martino. Questa è l'ultima notizia, adesso invece per quanto riguarda gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente vi ricordo che questa sera torna l'appuntamento con lo sport in diretta a partire dalle 20.45 Sport Sud. Il lunedì nei nostri studi il direttore generale Trapani Calcio e l'allenatore della Pallacanestro Trapani, ed ancora il senatore Pietro Pizzo, il giornalista della Gazzetta dello Sport Franco Cammarasana. Con noi in studio anche la squadra marsalese neopromossa Borgata Terrenove, e alle 23 invece per Seconda Repubblica il nostro direttore avrà ospiti con
consiglieri comunali di Erice Cettina Montalto e Valeria Ciaravino ed ancora i consiglieri Luigi Nacci e Pippo Martinez. Dopo la pubblicità, la pagina sportiva, vi auguro un buon proseguimento. Buongiorno e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Il Trapani riscatta il 5-2 di Varese e con una prestazione di carattere sabato nella settima giornata del campionato di Serie B ha battuto il Latina di Mister Beretta per 1-0. A decidere il match il penalty trasformato da Matteo Mancoso al 15° della ripresa. Ma vediamo tutti i dettagli negli highlights di Nino Maltese. Il Trapani riscatta la brutta sconfitta di Varese battendo un Latina ben messo in campo, attento e ordinato. Formazione rivoluzionata per il Trapani. Boscaglia sceglie di mandare in campo il giovane Zampa, mai schierato fino a questo momento, dà fiducia a Citro in avanti, lasciando Falco in panchina. Rientra Terlizzi che va al fianco di Martinelli. Robue torna al suo posto sulla fascia destra. Nel Latina rientra il portiere titolare Di Gennaro, arbitra Minelli di Varese. Già al secondo minuto il Trapani è pericolosissimo con Citro che si fa trovare in area di rigore, calcia in porta e si conquista un corner. E il Trapani spinge ancora all'ottavo, ottima sponda di testa di Mancoso per Aramu che con un tiro a giro costringe ancora Di Gennaro al corner. Il gioco si fa nervoso, in campo c'è tanto agonismo, il Trapani punge ancora con Terlizzi che viene murato dalla difesa, poi al 22° arriva la prima conclusione degli ospiti con un pericoloso colpo di testa di Paolucci che sfila fuori, con l'attaccante Pontino bravo a sfruttare un suggerimento di Valiani. Gomis si supera un minuto più tardi su Sforzini, deviando in angolo, mentre al 27° Zampa di testa non sfrutta un'invitante occasione in area di rigore a due passi da Di Gennaro. Poco prima dello scadere del primo tempo c'è spazio anche per una conclusione di Nadarevic, deviata in angolo. Riprendono i giochi e il Trapani dopo 13 minuti trova il vantaggio sul calcio di rigore. Tutto nasce da un'incertezza in fase difensiva di Milani, Mancoso si avventa come un rapace, penetra in area e si fa atterrare da Di Gennaro, costretto all'intervento falloso. Calcio di rigore ed espulsione, Beretta manda in campo il portiere Farelli che prende posto di Angelo. Poi Mancoso realizza dagli 11 metri, spiazzando l'estremo difensore del Latina. Il Latina non si perde d'animo e anzi in 10 contro 11 gioca molto bene. Al 22° si rende pericoloso sul calcio di punizione con Crimi che costringe Gomis a rifugiarsi in corner coi pugni. Boscaglia opera qualche cambio, esce Mancoso, per lui standing ovation. Il Latina continua a cercare il pareggio al 41°, Viviani, ancora su calcio piazzato, impegna severamente Gomis in corner. Poi, sul finale, al 47°, il portiere del Trapani si guadagna un lungo applauso dopo un grande riflesso su un colpo di testa di Pettinari. Finisce 1-0. Il Trapani torna alla vittoria, una vittoria che cancella con un colpo di spugna la sconfitta di Varese e lancia il Trapani al secondo posto in classifica. E al termine del match ad esaminare la gara sono stati i due allenatori, Roberto Boscaglia e Mario Beretta. Ascoltiamoli. Il Trapani non poteva essere quello del primo tempo di Varese, era quello del secondo tempo. I ragazzi l'hanno capito, abbiamo lavorato in settimana anche su questo, sulla motivazione, sulla mente, ma è normale che sia così. E siamo ritornati ad essere quelli di prima. Oggi abbiamo fatto una gara superba sotto il profilo agonistico pure. E non solo tecnico-tattico, stiamo bene, abbiamo una grande condizione, quindi il campo ci ha dato moltissimo oggi, questa pioggia ci ha dato molto perché la palla scorreva, era velocissima, quindi ci ha aiutato tantissimo. E bene, sono contento per i ragazzi perché meritavano questa vittoria, abbiamo fatto, ripeto, una partita aggressiva, con grande furore agonistico. Oltre al discorso tecnico-tattico che è determinante, però se non c'è la motivazione giusta, l'aggressività giusta è difficile. Meritando assolutamente di uscire sconfitti perché insomma, alla fine, anche in 10 soprattutto abbiamo avuto veramente tante palle gol, però in questo momento va così. Il Trapani ha fatto un'ottima partenza, ma a metà del primo tempo abbiamo cominciato a prendere noi il controllo della situazione. Ricordiamoci che Gomez ha fatto una gran parata anche nel primo tempo, quindi c'è stato anche due palle gol su palla inattiva. Quindi non è che abbiamo subito, è partito forte il Trapani, poi abbiamo preso le distanze e le misure anche a metà del primo tempo. Probabilmente avremmo dovuto essere più incisivi in fase offensiva, quello di sicuro. Chiaramente nel secondo tempo in 10 e sotto di un gol abbiamo fatto una gran partita. No, non ci sta dicendo bene, sbagliamo una palla e la squadra avversaria fa gol e dobbiamo farci una ragione e andare avanti.
Andiamo a dare uno sguardo adesso a quelli che sono i risultati della settima giornata del campionato di Serie B. Livorno-Crotone 1-0, Bari-Modena 1-1, Brescia-Varese 1-1, Carpi-Provercelli 1-0, Cittadella-Lanciano 2-3, Frosinone-Catania 1-0, Pescara-Entella 4-0, Spezia-Perugia 2-0, Trapani-Latina 1-0, Vicenza-Bologna 0-0. Ternana-Avellino sarà il posticipo di questa sera alle 20:30. Per quanto riguarda la classifica invece vede il Perugia in vetta a quota 14 punti, seguono Frosinone, Carpi e Trapani a quota 12, Avellino, Bologna e Livorno 11, Provercelli, Modena, Lanciano e Spezia a quota 10, Ternana e Bari a quota 9, Cittadella, Latina, Vicenza e Varese a quota 7, Pescara, Catania, Crotone e Brescia 6, Entella 5. Il Trapani riprenderà gli allenamenti domani pomeriggio alle 15 in vista della trasferta di domenica a Livorno. La seduta di allenamento di domani e di mercoledì sarà a porte aperte. Per quanto riguarda invece le formazioni giovanili del Trapani Calcio, la primavera è stata sconfitta a Modena per 1-0. Gli allievi professionisti di Giacomo Filippi hanno pareggiato 1-1 a Chiavari contro la Virtus Entella, mentre i giovanissimi professionisti si sono imposti per 5-1 al Sorrentino contro la Vigor Lamezia. E adesso passiamo al basket. Davanti circa 3.000 spettatori, la Pallacanestro Trapani ha inaugurato al meglio la nuova stagione con una vittoria sofferta ma convincente. Gli uomini di Lino Lardo hanno battuto 80-74 Mantova e si preparano alla trasferta di Ferentino. Ma ascoltiamo i commenti a fine gara dei due coach, Lino Lardo e Alberto Morea. Le partite si vincono e si perdono e noi stasera è capitato di perderla. E credo che la differenza per quanto mi riguarda è stata siamo stati poco incisivi soprattutto vicino dentro l'area, nel senso che abbiamo raccolto poco nel gioco vicino canestro e questa cosa qui alla lunga ci ha tolto un po' di equilibrio nel gioco interno e esterno. Siamo riusciti a controllare il discorso il numero dei rimbalzi e il saldo attivo a favore tra palle perse e assist. Il punto è che spesso ci sono dei rimbalzi che valgono il doppio o il triplo rispetto agli altri, e devo dire che nel momento cruciale della partita ci è sfuggito qualcosa. Guardate, è una partita esattamente come ce l'aspettavamo, una partita insidiosa contro una squadra che, come ci aspettavamo, ci ha messo in difficoltà, che gioca con grande energia, che anche con grande semplicità però efficace. Sapevamo che erano atletici, tosti e effettivamente complimenti a Mantova perché ha disputato una buona partita. L'avevamo un po' vista in precampionato e ci aspettavamo una partita dura. È logico che per noi l'assenza di Evans non so se ha lo stesso impatto dell'assenza di Gaddefors per loro, però chiaramente un po' ci ha penalizzato, non eravamo pronti a questo handicap, diciamo. E allora a questo punto faccio i complimenti ai miei ragazzi perché in tutte queste partite di precampionato chiaramente Chris era un giocatore comunque una presenza importante in campo e ne abbiamo dovuto fare a meno, però ripeto, credo che oggi abbia vinto il carattere della squadra. Non abbiamo giocato benissimo, oggi contavano i due punti e contava sicuramente arginare l'energia di Mantova. Come dicevamo tutti, non era sicuramente una delle migliori squadre da affrontare questa Mantova per la prima partita l'ha dimostrato. Secondo me sono due punti guadagnati, ma due punti che sicuramente non sono stati facili da portare a casa. Andiamo a vedere i risultati della prima giornata del campionato di Lega 2 Gold. Biella Torino è terminata 93-73, Brescia Iesi 82-74, Napoli Ferentino 69-75, Agrigento Casalpusterlengo 87-74, Casale Monferrato Trieste 79-59, Veroli Verona 55-78, Barcellona Forlì 81-58 e Trapani Mantova 80-74. E chiudiamo la pagina dedicata al basket con una notizia. Si è spento Alberto Cardella, uno dei padri fondatori della Pallacanestro Trapanese. Proprio lui fu l'allenatore della Velo Trapani durante delle storiche finali nazionali juniores femminili, al termine delle quali la formazione trapanese arrivò seconda. Da parte di tutta la redazione di Telesud, le sentite condoglianze a tutta la famiglia Cardella.
E adesso ci spostiamo al calcio regionale, andiamo ad esaminare solo i risultati delle squadre della provincia di Trapani e le classifiche. In eccellenza si è disputata la quinta giornata. Dattilo Noir Serra di Falco è terminata 0-0, Mazara Campofranco 4-1, Profavara Paceco 1-1. Riviera Marmi Ribera 3-2, San Giovanni Gemini Marsala 1-3 e San Cataldese Alcamo 1-3. La classifica vede la Riviera Marmi in testa con 13 punti, terzo il Mazara con 11, poi Marsala a quota 9, Alcamo e Dattilo a quota 8 e il Paceco a 2 punti. E anche in promozione si è disputata la quinta giornata di campionato, Borgata Terrenove Libertas 2010 è terminata 0-2, Castellammare Folgore 0-1, Delfini Vergine Maria Ligni 1-1, Raffadali Favignana 4-0, Salemi Empedoclina 0-2. Dopo la sconfitta del Salemi si è dimesso il tecnico Baldo Benenati. La classifica vede il secondo posto per la Folgore a quota 12 punti, Borgata e Ligni a quota 8, Favignana a quota 5, Salemi 3 e Castellammare fanalino di coda con un punto soltanto. E adesso scendiamo in prima categoria dove si è disputata la terza giornata. Avvenire Nuova Sancis è terminata 0-1, Giuliana Fulgatore 1-1, Ezio Roma Strasatti 0-1, Provillabate Libertas Marsala 0-4. La prima squadra della provincia di Trapani che troviamo in classifica è Libertas Marsala, terzo a quota 6 punti, poi Strasatti a quota 4, Fulgatore 2 e Avvenire 0 punti. Con questo è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.